Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché di 5 arresti e 16 indagati complessivi il bilancio dell'operazione denominata Dance Monkey scattata questa mattina e condotta dai carabinieri della compagnia di Lanciano. Scoperto e smantellato un vasto giro di spaccio di stupefacenti ma anche di minacce e violenze. Il servizio è di Alfredo Primante. È stata un'aggressione ai danni di un 63enne di Casoli, arrivato in soccorso del figlio 28enne, reo di non aver saldato il conto dell'acquisto della droga, a dare origine all'operazione Dance Monkey condotta dai carabinieri della compagnia di Lanciano e che ha portato a 5 arresti scattati all'alba di oggi su ordine della procura della città frentana. In manette sono finiti Alexander Mastrippolito, 20enne di Santa Maria in Baro, Michael Cicchitti, 28enne di Paglieta e Manolo Spinelli, 30enne di Lanciano. Obbligo di dimora invece per un 52enne di Fara San Martino e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un 42enne di Casoli. In 6 mesi di indagini, a partire dal settembre scorso, i carabinieri hanno ascoltato oltre 100 testimonianze di tossicodipendenti e, grazie anche alle intercettazioni e ai pedinamenti, hanno ricostruito un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti, minacce, violenze, estorsioni e furti, accertando oltre 200 cessioni di sostanze illecite, principalmente cocaina, hashish e marijuana. I carabinieri così sono riusciti a togliere dal mercato oltre 1000 dosi, sequestrando un chilo di droghe e 7500 euro provento dello spaccio. Durante le indagini sono state 4 le persone arrestate in flagranza e 11 quelle denunciate a piede libero. Dunque una vera e propria rete di microspaccio capace di ramificarsi in varie zone del territorio frentano e non solo. Nel corso della perquisizione a casa del Mastrippolito, che sarebbe uno degli arrestati odierni, abbiamo trovato 10 grammi di marijuana già suddivisa in dose, quindi vuol dire che l'attività dello spaccio proseguiva, insomma, anche nel periodo successivo alle nostre investigazioni. L'attività dello spaccio riguardava pressoché il territorio frentano. Abbiamo accertato che l'approvvigionamento era con molta certezza proveniente dall'area pescarese e dall'area foggiana. Tant'è che in uno degli arresti a cui facevo riferimento prima, un albanese arrestato in flagranza di reato appunto proveniva dalla zona pescarese e riportava, oltre alla macchina rubata, anche la droga. E purtroppo è stato un fine settimana davvero cruento sulle strade abruzzesi, infatti una persona è morta e 2 sono rimaste ferite gravemente in 2 incidenti stradali avvenuti nel Chietino ieri sera. Ortona ha perso la vita Antonio Micucci, 23 anni, il giovane era alla guida della sua Fiat Punto che lungo una strada che collega il quartiere Fonte Grande al casello dell'autostrada A14 ha perso il controllo del mezzo ed è finito prima contro il muretto di recinzione di un'abitazione, poi contro un albero. Un amico coetaneo che viaggiava con lui è ricoverato in ospedale, all'ospedale di Pescara con prognosi di 45 giorni. La salma di Micucci, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giancarlo Ciani, si trova all'obitorio dell'ospedale di Chieti per l'esame cadaverico. Sul posto hanno operato i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Ortona, il 118 che ha trasportato in elicottero il ferito e i vigili del fuoco. L'altro incidente invece è avvenuto a Fara Figliorum Petri, dove un 35enne di Bucchianico con la sua moto da cross è andato a scontrarsi con l'utilitaria condotta da una donna. L'uomo è ricoverato in ortopedia a Pescara con prognosi di 60 giorni. I soccorsi sono stati prestati dal 118 e per i rilievi hanno operato i carabinieri. E rimaniamo sempre a parlare di cronaca perché iniziano a prendere forma le motivazioni alla base della lite familiare sfociata in omicidio sabato scorso a Brittoli dopo il racconto della moglie della vittima. Intanto per la giornata di oggi è attesa la risposta dell'autopsia sul corpo di Cesilio Cocco. Il servizio di Stefano Recanati.
Si comincia a far chiarezza sul movente che sabato scorso ha scatenato la lite all'interno della famiglia Cocco, incontrata a San Giuseppe a Britoli con il tragico epilogo della morte del capofamiglia Cesidio di 74 anni, colpito a morte dal figlio Massimo intervenuto per salvare la madre Cleonice Di Sano. È proprio la signora Cleonice, dal letto dell'ospedale dove si trova ancora ricoverata nel reparto di neurochirurgia, anche per la rottura del setto nasale, a fornire la prima ricostruzione dei fatti agli inquirenti, riportando lei stessa la frase: se non fosse arrivato mio figlio sarei morta. Una situazione familiare precaria ormai da diverso tempo, visto che la coppia viveva separata in casa insieme all'ultimo dei quattro figli con problemi di disabilità, e proprio la pensione e l'indennità di accompagnamento dell'ultimo figlio della coppia sembra essere stato il movente dell'ennesimo litigio. La discussione, animatasi in modo violento intorno alle 8:30 del mattino, richiama l'attenzione di alcuni vicini che subito avvisano i figli. Massimo è il primo ad intervenire, poiché abita a pochi metri dall'abitazione dei genitori. Alla vista del figlio, Cesidio cambia obiettivo, anche a causa di vecchi problemi per cui il rapporto con i figli si era incrinato. Qui si innesca una violenta colluttazione che porterà alla morte del pensionato. Il secondo figlio, arrivato poco dopo, avviserà i soccorsi. Il figlio Massimo, dopo essere stato ascoltato per tutto il pomeriggio di sabato dal PM Andrea Papalia, al quale è affidata l'indagine, adesso si trova sotto inchiesta per omicidio aggravato, ma la sua ricostruzione dei fatti è sembrata subito veritiera e per questo si trova fuori dal carcere. Per lui si sta vagliando l'ipotesi della legittima difesa. Intanto, nelle prossime ore, dopo un primo esame del medico legale Ildo Polidoro, presente sabato sul luogo dell'omicidio insieme al magistrato per una prima ricognizione, sarà effettuata l'autopsia, da cui si potrà capire meglio se la morte sia avvenuta a causa dell'impatto con la sedia utilizzata da Massimo per colpire Cesidio o per la presenza di lesioni interne. E adesso apriamo come ogni giorno la nostra finestra in diretta. Oggi siamo all'Aquila e ritrovo con piacere Giuseppe Dintino, a cui do la linea. Buongiorno Giuseppe, buongiorno al tuo ospite, la dottoressa Giovanna Micolucci, direttore sanitario dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, perché insomma sono parecchi giorni che è iniziata la fase 2 e adesso è una fase 2 anche per gli ospedali che da un po' di giorni, per fortuna, non hanno più la pressione dei ricoveri dei pazienti Covid positivi, anche se possiamo dirlo con certezza di dati, la provincia dell'Aquila, la ASL aquilana, è stata in Abruzzo delle 4 quella meno colpita. Buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio alla dottoressa Micolucci. Sì, esatto Jacopo, buon pomeriggio, siamo in diretta dall'Aquila, come dicevi, dall'interno dell'ospedale San Salvatore, e al mio fianco c'è la direttrice sanitaria Giovanna Micolucci, che ringrazio subito per aver accolto il nostro invito. Bene, dottoressa, come diceva Jacopo Forcella da studio, l'ASL dell'Aquila è stata quella con meno contagi, e adesso che l'ospedale si è riorganizzato dopo questa emergenza sanitaria possiamo un po' tirare un bilancio di quello che è stato il ruolo del San Salvatore in questa emergenza. Sì, buongiorno a tutti. L'ospedale San Salvatore all'interno dell'ASL dell'Aquila è stato uno dei 4 ospedali provinciali identificato come ospedale Covid, il che significa che è stato l'ospedale a livello aziendale dove sono confluiti il maggior numero di pazienti Covid positivi. Diciamo il maggior numero perché una funzione importante, un'ottica di rete, è stata svolta anche dagli altri ospedali provinciali, in particolare l'ospedale di Avezzano, dove diciamo sono confluiti una parte di pazienti Covid positivi che poi sono stati dirottati nelle nostre unità operative, malattie infettive, terapia intensiva, pneumologia e medicina Covid. Diciamo che la fase di emergenza ormai è passata, nel senso che intorno al fine maggio c'è stata la progressiva chiusura di tutti quelli che erano i reparti identificati come reparti Covid, quindi la terapia intensiva che ha trovato locazione nell'edificio G8, la medicina Covid, e c'è ancora un paziente che è ricoverato nella riabilitazione post-Covid. Infatti una delle caratteristiche che c'è stata qui all'ospedale dell'Aquila è stata anche questa attenzione che si è voluta dare all'aspetto riabilitativo dei pazienti che sono usciti da un'infezione da coronavirus.
Ecco, appunto, quindi abbiamo ascoltato che comunque non ci sono pazienti in terapia intensiva, al momento l'ospedale è nel pieno della fase 2, no? Sono riniziate le operazioni ordinarie, le attività ordinarie dell'ospedale e tra l'altro uniformandovi all'ordinanza di Marsiglio è stata anche adibita una struttura apposita per questa emergenza, quella del palazzo che era del G8. Sì, diciamo che in base all'ordinanza Marsiglio, l'ordinanza 55, è stato fatto obbligo di effettuare i tamponi per tutti i pazienti che si ricoverano nelle strutture abruzzesi, organizzando un'area dedicata ai pazienti sospetti, un'area di stazionamento di pazienti in attesa del risultato del tampone. Quindi quest'area da noi è stata istituita nella struttura del G8, che anche in questo caso si è rivelata una struttura e si rivela una struttura molto importante per questo e i pazienti stazionano lì in attesa del risultato del tampone. Ovviamente questo per la maggior parte noi ci aspettiamo che siano pazienti negativi, perché quelli che sono i sospetti clinici anche eventualmente a tampone negativo vengono comunque ricoverati nella nostra unità di malattie infettive. Ecco, prima di restituire la linea allo studio, a proposito di tamponi, L'Aquila ad oggi è una delle città dove dovrebbero essere processati uno dei numeri più alti di tamponi, proprio perché a seguito di un'ordinanza del sindaco Biondi gli operai del settore edile devono essere sottoposti necessariamente a tampone. Come vi siete organizzati per affrontare questo numero di test da processare? Sì, sicuramente un numero di test importante. Però anche questa è un'operazione molto importante dal punto di vista della prevenzione. I test vengono effettuati nell'ex ospedale di Collemaggio e poi vengono inviati all'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Infatti il laboratorio analisi dell'Aquila, che è entrato ormai da qualche settimana a far parte della rete dei laboratori accreditati per i tamponi di pazienti affetti da Covid-19, non sarebbe stato in grado di processare un così alto numero di tamponi. Per adesso il laboratorio analisi dell'Aquila processa i tamponi dei pazienti che si ricoverano in urgenza in tutta la ASL. C'è il progetto comunque di in fase abbastanza avanzata di accreditare anche il laboratorio di Avezzano a questo scopo. Bene, linea allo studio. Sì, buon pomeriggio dottoressa, di nuovo io volevo farle un paio di considerazioni, un paio di curiosità riguardo soprattutto le strutture. Lei giustamente prima ha parlato della struttura del palazzo del G8 che è stato adibito ovviamente a supporto di questa emergenza, è stato di fatto utilizzato a supporto di questa emergenza. Adesso quale sarà il destino di quell'edificio nel momento in cui, speriamo, insomma, prima possibile potremo di fatto quasi dimenticarci dell'emergenza sanitaria? Allora, intanto l'edificio del G8 lo stiamo attualmente utilizzando per la cosiddetta area grigia, non la terapia intensiva ma quella che era la terapia subintensiva, quindi significa che attualmente viene utilizzato per il ricovero temporaneo dei pazienti in attesa del risultato del tampone. C'è un progetto di installare lì un apparecchio radiologico, una TAC, che potrà servire, ci auguriamo tutti che possa servire il meno possibile, però comunque per effettuare le indagini radiologiche anche di pazienti provenienti dal territorio che necessitano di un approfondimento diagnostico per fare diagnosi o meno di polmonite da Covid. Come struttura diciamo che può attualmente, quindi, è una struttura che noi stiamo attivamente utilizzando. Già in passato era stata utilizzata ed inserita nel piano generale della sicurezza dell'ospedale per consentire l'evacuazione di pazienti che chiaramente necessitavano di terapia particolare, come i pazienti in terapia intensiva. Quindi era una struttura che in ogni caso noi, anche se non utilizzavamo attivamente, però avevamo come dire sempre manutenuto ed era importante per il piano di evacuazione dell'ospedale. Quindi immagino che possa tornare ad essere utilizzata per questo scopo. Ecco, quindi
riprendo le parole di qualche settimana fa del governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio, quando dice un ospedale Covid per ogni provincia, la struttura del G8 potrebbe essere una di queste per la provincia dell'Aquila, oppure comunque, come ha detto lei, poi è di fatto un edificio che serve alla bisogna sostanzialmente, a seconda delle varie situazioni. Allora, l'ospedale del G8 consta di una trentina di posti letto, quindi una capacità insufficiente per un ospedale Covid provinciale. Il progetto che ha presentato la ASL numero 1 invece riguarda l'edificio Delta 6, che è in fase avanzata di allestimento e che consta di 120 circa posti letto. Diciamo che quella è la struttura che come azienda, in base ad un progetto che è stato presentato dalla direzione generale in regione, sarà possibile identificare come eventualmente ospedale Covid, ovvero come possibilità poi di essere utilizzato magari anche in altro modo se non ci fosse la necessità, oppure se si decidesse di adibire altri edifici all'emergenza Covid. Un aspetto importante che volevo sottolineare e che ha contraddistinto un po' tutti gli ospedali, ma in particolare il nostro, è quello di una suddivisione abbastanza rigorosa dei percorsi non solo intesi come percorsi assistenziali ma anche come percorsi fisici, grazie a una struttura che non è una struttura a monoblocco dell'ospedale San Salvatore è stato possibile adibire infatti interi edifici alla cura e all'assistenza dei pazienti Covid, financo anche una sala operatoria, e quindi questo immaginiamo che possa avvenire anche per il futuro. Le ultimissime due considerazioni davvero, sulla base di quello che ha detto, dunque si propende più per strutture che siano dedicate oppure per strutture che siano a rapidissima conversione in caso di emergenza? Ecco, qual è la linea che voi per esempio operatori pensiate sia la migliore? Allora, diciamo che io personalmente penso che il modello cosiddetto misto, che è quello che ha proposto un po' l'ospedale dell'Aquila, sia un modello importante, perché chiaramente è vero che è possibile riconvertire alcune strutture, diciamo per così dire, periferiche, no? Per l'assistenza ai pazienti Covid, ma poi c'è il problema di come veicolare lì quelle che sono le specialistiche, no? Che sono necessarie per curare al meglio i pazienti affetti da coronavirus. Quindi sicuramente un modello come quello dell'Aquila, dove è possibile isolare degli edifici per l'assistenza ai pazienti Covid, ma c'è la possibilità di avere moltissime specialistiche a supporto proprio dell'assistenza clinica, secondo me è un modello che si è rivelato abbastanza azzeccato. Per chiudere, dottoressa, abbiamo parlato di fase 2, che è anche il titolo del nostro collegamento, fase 2 per l'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Avete riscontrato in chi adesso torna per visite di routine normali, avete riscontrato insomma, quella tranquillità, quella serenità che probabilmente un mese e mezzo fa non poteva esserci, chiaramente, per ovvi motivi. L'impatto dei cittadini con le strutture sanitarie nella fase 2 all'Aquila com'è stato? Un impatto abbastanza disciplinato, organizzato. Devo dire che i problemi ci sono anche a livello nazionale, e sono costituiti principalmente da dover recuperare tutta una parte di prestazioni che purtroppo non è stato possibile fruire nei mesi di marzo, aprile e in parte anche maggio. Però abbiamo assistito ad un progressivo rianimarsi dei corridoi dell'ospedale. Devo dire che le persone
gli utenti si sottopongono anche abbastanza con pazienza a quelli che sono le nuove, i nuovi metodi che ci sono stati dati dal Ministero della Salute e dalla Regione, che sono quello di rispettare gli orari, l'orario di prenotazione, attendere magari con pazienza all'esterno, sottoporsi alla misurazione della temperatura e anche effettuare un piccolo pre-triage. Diciamo che in tutto questo c'è una collaborazione da parte dei cittadini e soprattutto, ecco, si percepisce, come diceva giustamente lei, un pochino di tranquillità in più, nel senso che le persone cominciano a riaffollare le nostre sale d'attesa, riaffollare sempre tra virgolette, perché attualmente non è possibile più. Io la ringrazio, dottoressa, ovviamente le auguro un buon lavoro, così come ringrazio Giuseppe Dintino. Grazie. Per questo collegamento, ovviamente una buona fase 2 anche all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Noi possiamo rientrare in studio, continuando con il nostro telegiornale, andando a Teramo, perché l'ex orfanotrofio Regina Margherita di Teramo, con i suoi bellissimi giardini, è in totale abbandono da anni. Il sito adiacente a Piazza Dante occupa una larga porzione di suolo nel centro della città ed è gestita dall'ASP 1, che sembra averlo dimenticato. A favore del suo recupero scendono in campo l'amministrazione comunale e la delegazione teramana del FAI, che lo candida come luogo del cuore. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. L'Istituto Regina Margherita di Teramo ha una storia lunga oltre 2 secoli. Situato nel cuore della città, con ingresso da Piazza Dante e Viale Mazzini, un tempo è stato orfanotrofio provinciale gestito dalle suore della Carità. Qui venivano accolte le orfanelle, spesso abbandonate davanti a questo grande portone. All'orfanotrofio è sopravvissuta la scuola materna ed elementare, ma poi con il terremoto del 2009 l'immobile non ha retto e oggi è completamente inagibile. Ma sono i giardini, bellissimi, a poter essere recuperati subito se volesse l'ASP 1 di Teramo, deputata alla gestione di questo sito che la delegazione teramana FAI ha candidato a livello nazionale come i luoghi del cuore. Così anche il comune di Teramo scende in campo per assicurare la propria partecipazione ad un nuovo progetto di recupero. Ridare questo luogo importante ai cittadini, sì, è stato qualche volta paventato dall'allora assessore Ponziani, poi è stato il consigliere di Teodoro che ha sollecitato tante volte di assumere questa iniziativa come comune con la collaborazione dell'ASP per ridarlo, diciamo, in uso ai cittadini. L'auspicio è che si possa arrivare a una collaborazione che possa garantire poi al Comune di gestire questo luogo in collaborazione con l'ASP per un periodo superiore, almeno per un periodo dei 3 anni, quelli che rimangono a questa amministrazione per la sua attività politica. Quindi un luogo importante da ridare ai cittadini, ce lo chiedono in tanti, ben ha fatto il consigliere di Teodoro a sollecitare questa problematica e quindi siamo su quella linea, una linea di collaborazione per ridare un luogo importante ai cittadini. Un primo progetto di ripristino di Regina Margherita era stato avanzato nel 2011 dai passati vertici dell'ASP 1 di Teramo. Allora la Fondazione Tercas stanziò 100.000 euro per la messa in sicurezza delle facciate. Il luogo però è ormai chiuso e abbandonato da troppi anni e la città oggi lo rivendica con forza. È indispensabile attuare un'azione strategica di rilancio e riattivazione di tutti i settori economici del territorio. A dirlo è Federmanager Abruzzo e Molise, che ha presentato le proposte di rilancio delle imprese abruzzesi. Le vostre proposte per il rilancio dell'economia sono diverse, da cosa partire? Noi partiamo dalle cose che di solito di cui disponiamo, che è il mondo delle competenze. Noi veniamo dal mondo delle competenze, disponiamo nella nostra associazione di competenze qualificate che è sicuramente in grado di dare un contributo al rilancio della regione, un contributo che va in termini di crescita, di sviluppo, di innovazione, perché c'è tanto bisogno di innovazione tecnologica in questa regione. Noi siamo in grado di supportare la regione, abbiamo individuato
creato pure un metodo che è quello di creare dei gruppi di lavoro che poi questi progetti che noi presentiamo li andiamo, li seguiamo con dirigenti, gruppi politici, assessorati, proprio per dire attenzione, noi ci siamo, non è che ci fermiamo al documento, vi lasciamo il documento e poi ce ne andiamo, noi ci siamo e vogliamo esserci perché crediamo nella regione, pensiamo che il nostro contributo sia necessario e dovuto, abbiamo questo senso sociale e siamo in grado di farlo a mio avviso. Quindi finora in questa fase 2 vi siete sentiti un po' trascurati dalla regione? C'è una fase in cui l'emergenza sanitaria era quella più sentita, più forte, più pressante e quindi bisognava salvare le vite delle persone, questo mi sembra qualcosa che gli va riconosciuto. Adesso però si tratta di ripartire e la cosa non è facile, non è manco semplice, se non si muovono le competenze, se non si muove il mondo delle persone capaci, il mondo delle persone in grado di assumersi e di sviluppare attività ad alti contenuti competenziali, a mio avviso io non la vedo bene la partenza. Quale dovrebbe essere la prima azione che la regione dovrebbe intraprendere? Beh, diciamo che l'indirizzo politico che la regione darà su come andare avanti con i vari progetti che Federmanager intende presentare è molto importante, perché noi sulla base di quei progetti e di quell'indirizzo politico poi andremo comunque a approfondire nel dettaglio i progetti che presenteremo. Prima di passare allo sport, un'altra notizia, torniamo alla cronaca con una news arrivata da poco e che allunga ancora di più la scia di sangue sulle nostre strade, perché in un incidente avvenuto questa mattina sulla bonifica del Salinello all'altezza del bivio di Sant'Omero in provincia di Teramo ha perso la vita un uomo di 59 anni di Nereto schiantatosi con la sua moto contro una Fiat Punto. Immediatamente soccorso, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo, dove però è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto, oltre al 118, gli agenti della polizia stradale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Nell'impatto gli occupanti dell'auto sono rimasti lievemente feriti. E adesso passiamo allo sport in attesa delle decisioni del Consiglio federale che è in corso in questi minuti. Nello scorso fine settimana al giocatore del Teramo Luca Di Matteo è stata comunicata la risoluzione unilaterale del contratto. Per l'esterno mancino una doccia gelata dopo mesi per ristabilirsi dalla lesione al tendine d'Achille, ma quella che potrebbe presto aprirsi è una vera e propria battaglia legale. Il Teramo divorzia unilateralmente da Luca Di Matteo e quella che si prospetta con ogni probabilità è una battaglia legale a colpi di carte per stabilire le date esatte dell'infortunio dell'esterno di difesa che evidentemente non ci sta ad essere tagliato. Tutto si gioca sulla tempistica di chiusura con l'INAIL della procedura relativa all'infortunio dello scorso ottobre, quando Di Matteo dopo pochi minuti nel match con la Paganese si lesionò il tendine d'Achille dovendo ricorrere ad un intervento complesso con tempi di recupero chiaramente molto lunghi. Solo che l'unica cosa che se mi lasciate la parola ancora 10 secondi, mi dispiace veramente del grave infortunio per Di Matteo, al quale dedichiamo tutti noi stessi affinché lui possa recuperare al più presto. Credo che la spinta migliore l'abbia data lo stesso lui nello spogliatoio finito il primo tempo, sul lettino e era prodigo lo stesso, nonostante il malessere, nonostante stesse male, era prodigo di nell'incitare i ragazzi e questa è stata una cosa che a livello morale e umano contano parecchio. Peraltro a febbraio Di Matteo dopo la convalescenza si era rivisto al Bonolis per iniziare a riprendere confidenza con il terreno di gioco e cominciare a rimettersi in forma per quella che sarebbe dovuta essere la parte finale del torneo. Poi lo stop causa Covid ha fatto slittare tutto, ma come detto tutto si gioca adesso sulle date. Il Teramo, che lascerà andare anche Fiore alla naturale scadenza del contratto del 30 giugno, vorrebbe risparmiare l'ingaggio di Di Matteo in attesa di capire quali saranno gli scenari della ripresa del campionato, e quella di oggi in questo senso è una giornata decisiva.
decisiva. Di Matteo non dovrebbe essere convocato per il raduno di dopodomani, quando il diavolo si ritroverà dopo parecchio tempo per iniziare a svolgere i tamponi e tutto il percorso di controlli che permetterà alla squadra di riprendere la preparazione con allenamenti collettivi agli ordini di Cetteo Di Mascio. Parallelamente però la società potrebbe dover seguire un percorso con quello che potrebbe essere a brevissimo un ex tesserato. Il Teramo ritiene che l'entità dell'infortunio a livello di tempi sia tale per poter procedere alla risoluzione unilaterale. L'entourage del giocatore invece hanno tra le mani l'attestazione che la guarigione sia avvenuta a marzo, dunque all'interno di un range temporale che non permetterebbe il taglio. Ed ecco perché, oltre alle sfide sul campo in estate, per il diavolo potrebbero esserci dei match anche fuori dal rettangolo verde. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il telegiornale alle ore 19, per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.